Banca, resterete aperti fino a fine mese, fino a fine mese garantirete tutte le cure, ma comunque avete sollevato un problema e avete chiesto l'intervento del ministro, perché? Perché la situazione è sostenibile, come abbiamo già illustrato. Non possiamo andare avanti con questo DCA, con le imposizioni fatte. Sono emersi dei fatti veramente gravi e a cui bisogna trovare una soluzione immediata. Quindi più di questo non posso aggiungere. Lei ha parlato di una struttura commissariale con cui è impossibile dialogare. Ci spiega in maniera precisa che succede, che sta succedendo? Non ho detto che è impossibile dialogare, il dialogo l'abbiamo sempre cercato, in alcune volte anche avuto. In questi mesi, devo dire, risposte zero. Anche le promesse fatte davanti al prefetto sono risultate promesse al vuoto, perché l'incontro poi alla fine non c'è stato. Anzi, è arrivata l'imposizione del piano terapeutico, delle procedure ASREM, che per noi sono veramente insostenibili, anzi sono gravi. Quindi conferma che a fine mese, se non cambiano le cose, chiuderete? Confermo che se non cambiano le cose, così come stanno, noi da fine mese smetteremo di accogliere nuovi pazienti e gradualmente chiuderemo la radioterapia. Presidente, lei ha sottolineato il fatto che siete fuori legge in questo momento. Ecco, ci spiega un po' il percorso di entrare al di là della legalità. Il percorso è molto semplice. Le procedure ci impongono di inviare il piano di trattamento, che equivale magari alla famosa ricetta, il piano di trattamento al centro oncologico del Cardarelli. Quella prescrizione medica effettuata dai nostri medici qualificati, quelle prescrizioni vengono tagliate. Senza aver visitato il paziente, senza conoscere il paziente, ci vengono approvate soltanto alcune terapie. Se noi applicassimo quel che ci prescrive il medico, o i medici prescrivono i medici del Cardarelli, noi avremmo molteplici rischi. Uno sarebbe, se applicassimo quella terapia, il paziente probabilmente morirebbe, lo uccideremmo, parliamo di radiazioni. Nella migliore delle ipotesi, la cura non sarebbe efficace, il paziente comunque morirebbe lo stesso, purtroppo, di tumore. Quindi